Un convegno tra la pratica, la teoria e la testimonianza, che fa luce sulla malattia del Parkinson, mettendo in risalto l'impagabile valore dello sport come abitudine e cura psicofisica nella vita umana. Grazie al progetto, unico a livello nazionale, della dottoressa e ricercatrice Federica Bombieri, sono circa un centinaio i pazienti che lottano contro la malattia, praticando attività fisica regolare nel veronese. Un grande esempio è quello del maratoneta Edoardo Leotta, che pur soffrendo di Parkinson, continua a correre. Ho avuto la fortuna di trovare questa grande passione per la corsa, una passione quindi di portare notevoli benefici dal punto di vista della soddisfazione personale. L'intervento di questa mattina di Edoardo Leotta è stato illuminante quanto autentico. Questo giovane, cui è stato diagnosticato il Parkinson 4 anni fa, ha trovato sollievo e passione nella pratica sportiva, che lo ha portato ad organizzare la manifestazione podistica Run for Parkinson a Bologna. Leotta si allena regolarmente ed ha verificato sulla sua pelle i benefici dello sport. Quella di Edoardo Leotta è una preziosa testimonianza che dimostra quanto lo sport può essere un vero alleato nella cura del Parkinson, accanto ai normali farmaci. Abbiamo più o meno un centinaio di pazienti che vengono in modo continuativo. Questo appunto prevede la collaborazione un po' di tante figure, neurologi, le scienze motorie, insomma, è sicuramente un'attività unica del suo genere.